Bentornati in biblioteca, ragazzi. Venite, venite con me. Entrate in biblioteca perché oggi il nostro protagonista è Dante Alighieri. Già lo sapete, no? Ve l'hanno detto le maestre. Oggi scoprirete cose nuove e secondo me vi divertirete anche. Ma mi raccomando, orecchie tese, occhi spalancati, dovete memorizzare tutto. Come, perché? Alla fine dovrete fare il biblioquiz. Che cos'è il biblioquiz? Ma le maestre non vi hanno spiegato niente. Vabbè, non vi preoccupate, vi diranno tutto loro. Vi dico solo che alla fine c'è un premio che vi aspetta in biblioteca. Per la prima classe che ovviamente mi porterà tutto corretto e completo. Però per adesso non ci pensate, anche perché non vi dico qual è il premio. Allora ragazzi, siete pronti? In silenzio? Attenti? Allora buon divertimento e buon viaggio! Usciamo insieme a rivedere le stelle. Benvenute e benvenuti qui in biblioteca e iniziamo questo viaggio alla ricerca di Dante, della sua vita e delle sue opere. Noi siamo pronti. Voi siete pronti? Uno, due, tre o tre, due, uno, cosa preferite? Via, partiamo. Allora, la mamma di Dante, che si chiamava Bella, in realtà si chiamava Gabriella, ma tutti la chiamavano Monna Bella, prima di dare alla luce Dante, che in effetti si chiamava Durante, ma tutti poi lo chiamavano Dante, perché si sa, i fiorentini amano i nomi brevi, anche un po' buffi, ha fatto un sogno. Ce lo racconta Giovanni Boccaccia, autore di novelle meravigliose che vi invito a leggere, anche fra qualche anno. Beh, insomma, in questo sogno così bello, la mamma... Vi piacciono i sogni? Vi piace sentirli ascoltare, oppure raccontare, vi piace leggerli? Ah, perfetto! Allora, venite qui in biblioteca, prendete questo libro di Franco Nembrini, Dante, una vita d'amore e d'avventura, pagina 15, e leggete il sogno così come ce l'ha raccontato Giovanni Boccaccio, il sogno di Bella, la mamma di Dante, prima che partorisse. Pareva alla gentile donna nel suo sonno essere sotto uno altissimo alloro, il lauro, la pianta dei poeti, sopra uno verde prato, allato ad una chiarissima fonte, e quivi si sentì a partorire un figliuolo, il quale in brevissimo tempo, nutrendosi solo delle orbache, delle bacche, le pareva che divenisse un pastore. Sì! Avete letto bene, avete capito, insomma, sì, è proprio così. La mamma di Dante, Bella... Dante si chiamava Durante, l'avete capito? Sì, ma insomma, si chiamava Durante. La mamma di Bella, prima di partorire, fa un sogno. Sogna che il figlio che partorisce le diventa non si sa come un pastore. Questo pastore comincia a mangiare le bacche e sale su, fino agli ultimi rami dell'alloro, lì dove c'è la luce che lo illumina, e sta per spiccare un salto. Ma un salto, dovete vedere che salto! Certo, nel sogno lo fa questo salto. Insomma, fa questo salto che la mamma, come lo vede, ha paura che cade giù, boom, a terra. E così si prende uno spavento. Oh, che spavento! Ma che tu fai, figlio? Ma ti sembra sano? Ti sembra intelligente di volerti alzare fino al sole, fino alle stelle, fino alla luna e fino a tutti i pianeti che ci sono nel cosmo, eppure fino al Gran Signore che sta lassù da solo, così, senza un aiuto, una scaletta o qualcuno che ti aiuta, figlio mio? Ti sembra giusto? La mamma di Dante era un po' ansiosa, forse, non si sa. Beh, insomma, aveva ragione però, perché questo figliuolo che si era trasformato in un pastore, boom, cadde a terra e si trasformò. Curiosi, eh? Sì! Si trasformò in un pavone. Ma che meraviglia! Un incanto di pavone, bello, con due occhi intelligenti. Non come le gallinelle, le porelle, che stanno tutte un po' così. Bello! Spostatevi, fatemi passare... Fate spazio a questo bel pavone, impettito, volatile, meraviglioso. E quando la mamma di Dante si svegliò dal sogno, disse al marito Alighiero: Alighiero, mi sa che vado a partorire un poeta, che sarà bello come un pavone, sì, sì. E infatti partorì nel maggio del 1265 Dante Durante Alighieri, un poeta, il poeta.
La data di nascita? La data di nascita esatta non la sappiamo, no. Se prendete questo libro di Franco Nembrini, sempre lo stesso, però a pagina 14, lo potete sapere perché. Perché a quel tempo non c'era l'ufficio dell'anagrafe, no, e quindi i bambini nascevano si sapeva qualcosa nel giorno in cui venivano battezzati. E così noi sappiamo che Dante viene battezzato il 26 marzo del 1266 insieme a tanti altri bambini nati in quell'anno nel meraviglioso battistero dedicato a San Giovanni, patrono della città. Della mamma si sa poco, forse muore quando Dante ha 5 o 6 anni. Il papà, Alighiero Alighieri, fa piccoli commerci e presta denaro per ricevere poi interessi. E fa parte di quelle famiglie che a Firenze lavorano e come dice Franco Nembrini, fa parte di quel popolo minuto. Dante, auguri! Tanti auguri, tanti auguri! Sì, Dante! Auguri, auguri, auguri! Tanti auguri! E rullo di tamburi! Rumore di ruote, di carretti sul selciato! Guardate là, un giullare fischia come un tordo! Sì. Come? Tordo, tordo, non tondo. Ok. Tordo. Firenze, 1274, primo di maggio, festa di Calendi Maggio. I fiorentini sfilano per la città, cantando, ballando, suonando. Sì, gli sbandieratori fanno volare in aria le loro bandiere e le donne mostrano le loro vesti belle e colorate. Tra qualche giorno si festeggerà il compleanno di Dante. Sì. 9 anni! E 9 è un numero magico. 3 volte 3. Sì, i cieli girano e il sole gira intorno alla terra. È il suo compleanno, rullo di tamburi. Dante è alla festa organizzata da un vicino di casa, Folco Portinari. Lo conoscete? Beh, insomma, all'epoca era abbastanza famoso. Sentite l'odore di carne che arriva dalla l'odore della primavera, sentite l'odore dell'erba, bellissima, Firenze è bellissima di primavera, è meravigliosa e tutti sono in attesa che arrivi Beatrice, che tutti chiamano Bice e dicono essere la ragazza più bella del secolo, sì, la figlia di Folco Portinari, arriverà qui per salutare tutti, siamo in attesa. Dante la vede, si immobilizza, sbianca, fissa un punto. Suspense. Rullo di tamburi. Cosa succede? Ai miei occhi apparve la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice. Una ragazzina come tanti, direte voi. No, non una ragazzina come tante. Questa ragazzina dona beatitudine, sì, una felicità celeste, una felicità che ti fa girare la testa, di quella proprio che ti porta via, via, tra i sogni, i pensieri, su, su. Dante! Sveglia, Dante! Dante! Sveglia! Oh, ma sei proprio un pavone, eh? Lo dicevo l'altro giorno a tua mamma, sveglia, sveglia, oh, il tuo figliolo è proprio un pavone, bello colorato, un pavone, ehi, 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 ehi. Signore e signori di Firenze, di città e di campagna, buoni, buoni, lasciatemelo sognare, non svegliatelo, no. Se non mi sogna, non mi diventa il poeta più grande d'Italia, non mi diventa l'autore della Divina Commedia. Lasciatelo sognare. Andate via, allontanatevi. Di là, sì, bravo, bravo, sì. Grazie.
Riprendiamo. Dante Alighieri ha quasi 9 anni e per la prima volta vede Beatrice che ne ha quasi 8. Bimbetta, ce ne sono tante come Beatrice. No, no, ve l'ho detto, non ci siamo, perché da qui in poi Beatrice diventerà per Dante l'amore, quello con la A maiuscola. Sì, la salvezza, il faro nella notte, il conforto nei momenti bui. Chiediamolo a Dante com'è stato la prima volta che ha visto Beatrice. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, rosso sangue come l'amore, cinta, con la cintura, e ornata a guisa che alla sua giovanissima etade si convenia. Avete capito? Una bambina fantastica. Però Dante, qualche particolare in più, ce lo dai, siamo curiosi. Eh sì, aveva un viso angelico, bianco, luminoso. Oh Dante, noi vogliamo sapere i particolari, il colore dei capelli, gli occhi, il colore del... Di che forma ha le ginocchia? Numero di piedi? Che scarpe? Ce lo puoi dire? Dai, ti prego, ti prego. Ah beh, i capelli erano rossi, rossicci, e aveva tante lentiggini. No, scusate. Era bionda con i capelli lunghi e la pelle un po' scura, sì, bionda con il colore del sole di Firenze. No, non era. Gli occhi erano verdi. Blu. Quel blu cangiante al viola. Il colore uguale a quelli della Madonna. Neri? Sì. Marroni. E insomma, Beatrice era alta e piccolina, paffutella e magra. Si ricorda. Beatrice non fu mai descritta da Dante. Sappiamo però da Dante che era la ragazza più bella che avesse mai visto. Quando la vide, Dante trema, gli mancano le parole e poi piange. No, niente fazzoletti. No. Queste lacrime piacciono a Dante. Queste lacrime sanno di cielo, sanno di viaggio, sanno di amore. E d'allora innanzi dico che amore signoreggiò la mia anima. Che frase meravigliosa! Dante dice: amore signoreggiò la mia anima. Significa tutti i pensieri, le immagini, le parole e la memoria mia da quando vedo Beatrix, diventano ubbidienti ad amore con la maiuscola. Tutte le mie attività io le dedico ad amore e Beatrice. Per esempio, quando scrivo. E Dante scrive così, lo leggiamo qui, nella Vita Nova. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogni lingua deven tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta dal cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova. E par che dalla sua labbia si muova un spirito soave e pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Che meraviglia! E di Beatrice ce ne parla un'altra Beatrice, Beatrice Masini. Se venite in biblioteca trovate questo libro bellissimo che fa parte della collana I Grandissimi. Vedete bene? Beh, Beatrice Masini in Dante, sommo poeta, scrive
che Beatrice non farà mai parte della sua vita e molto presto se ne dovrà andare. Sì, morirà nel 1290 a circa 24, 26, 26, non si sa bene a che età esatta. Forse era incinta, forse è morta di parto, tante informazioni non si sanno. Si sa soltanto che da lì in poi Beatrice diventa la musa ispiratrice di questa opera, Vita Nova. E non è solo il titolo di un bel libro, è proprio l'inizio di un viaggio nuovo per Dante e il senso del suo andare. Ancora? Volete sapere altre notizie di Beatrice? Beh, allora scegliete questo libro. Dante, il mi babbo. Ah, dovete guardarlo. Sì, lei è Antonia. Lei sarà, vi condurrà lei in questo libro. Antonia è una delle figlie di Dante. Ah sì, perché Dante nel frattempo si è sposato con Gemma Donati e ha avuto tre figli, Jacopo, Pietro, Giovanni e Antonia, che quando andrà in convento, in monastero a Ravenna, probabilmente sembra che si sia messa il nome di Suor Beatrice. Pensate quanto è importante Beatrice nella vita di questa famiglia. E lei dice così: non è facile avere per babbo il più grande poeta del mondo. Io lo so bene perché mi chiamo Antonia Alighieri e sono la figlia di Dante. Quante cose potrei raccontare di lui. Le ho sempre tenute per me, tranne quella volta. Era il 21 settembre del 1350. Stavo leggendo la Divina Commedia nel chiostro del convento di Ravenna quando dal portone entrò un cavaliere insieme a una bambina. Ma non voglio dirvi chi sono, dovete scoprirlo voi. Questo libro davvero straordinario per scoprire ancora di più sulla vita di Beatrice e di Dante. Ma andiamo avanti. Arriviamo al 1300. Una data molto importante per Dante. È in difficoltà, in crisi nera, arrabbiato, furioso. Si trova come in una selva, un bosco, una foresta, in una selva oscura che fa rima con paura. Ha 35 anni e nel mezzo del cammino della sua vita. Nel Medioevo, 35 anni iniziava la vecchiaia? L'anzianità? No! Il momento della saggezza. Dante Alighieri sta male. Perché? Glielo diciamo? Ve lo diciamo. È impegnato in politica, nel governo della propria città. È arrabbiato con i suoi concittadini e soprattutto con quelli più potenti e arroganti che vogliono conquistare tutto il potere. È un litigio continuo, insopportabile, fra fazioni diverse che si combattono. Insomma, una situazione davvero difficile. Dante cerca di fare la pace ai suoi concittadini, ma non ci riesce. E poi c'è la Chiesa, che ai tempi di Dante è uno stato potentissimo che vuole controllare Firenze. E Dante lotta, lotta, lotta. Cerca di capire come convincere le persone a fare la pace. Lotta, lotta, lotta. E parla e cerca di convincerle, cerca di capire come si fa a convivere senza odio, senza violenza. Perché tutto questo odio? Perché? Qualcuno riesce a spiegarmelo? Non siamo tutti sulla stessa barca? Firenze è una città bellissima all'epoca, ricca, sfavillante, ma ha un cuore buio come il carbone. E Dante si sente perso e comincia a scrivere un poema, ovvero una lunghissima poesia che lo salverà, così come salverà noi la poesia tutti. Scrive questa lunga poesia e racconta il suo viaggio dalle tenebre, della rabbia, della tristezza, della paura, della colpa, fino al cielo, fino al punto più alto della serenità, della gioia e dell'amore, fino al paradiso e alle visioni di Dio. E questo magnifico, immenso, sterminato poema, la Commedia, che poi diventerà la Divina Commedia, la inizia prima in latino, ma poi capisce che non tutti riescono a comprenderlo. Lui vuole che queste parole le ascoltino e le comprendano le donne e gli uomini del popolo e anche i principi che non leggono più in latino, e così comincia a scrivere. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Forse, dico forse, Dante inizia questo poema nel 1300, le date ancora non sono proprio così ben definibili. Dante iniziò la Commedia, all'inizio si chiamava Commedia, poi le misero nome Divina Commedia, come avete capito qui i nomi si cambiano tutti, beh, a Firenze, nei primi anni del 1300, e poi la continua successivamente in esilio. Sapete cos'è l'esilio, no? È quando ti cacciano via da una città, dalla patria, non puoi più tornare. Ah, no, 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 vuoi tornare? Ah, vuoi tornare? E allora paga?
Oh, non vuoi pagare? Niente fiorini? Sulla graticola. Sì, scherzo, ma all'epoca non si scherzava affatto con le punizioni. Sì, se non pagavi ed eri esiliato, c'era il rischio che tornavi e sì, ti arrostivano, insomma, ti facevano secco. Vi devo dire una cosa. La dico. È un po' difficile, ma la dico. Dante attraverserà tutto il centro Italia e il nord, visiterà tantissime corti, ma in vita non tornerà mai più a Firenze. Sì, finirà la sua vita in esilio. Abbiamo parlato della Divina Commedia. Se vi interessa questo viaggio dall'inferno verso il purgatorio per arrivare in cima al paradiso, potete continuare a leggere Dante il mio babbo. Ma attenzione, eh? Ah sì, Antonia vi avvisa subito, ve lo dice fin dall'inizio. Dice proprio così, parla di un viaggio straordinario, meraviglioso, pauroso. Voi avete paura? No, chi legge non ha paura. E allora venite a leggere qui in biblioteca questo libro. E noi intanto, io e Daniele, vi leggiamo un altro libro in modo da poter entrare all'inferno. Siete pronti? La Divina Avventura, il fantastico viaggio di Dante, scritto appositamente per ragazzi della vostra età. Siete pronti? Prontissimi? Sì, potete cliccare con me le dita, bravi! Qui comincia l'avventura di un poeta del passato che leggeva con gran cura tanti libri a perdifiato. Il suo nome era Dante, il cognome Alighieri, storie in rima inventò tante, gran miniera di misteri. Un bel dì si ritrovò nella selva tetra e scura dove stette per un po' col cuor gonfio di paura. Come lì finito fosse lui di certo non sa dire, fatto sta che il posto mosse, già pensava a come uscire. Ma d'incanto all'improvviso ecco apparvero tre fiere, una lonza, per inciso è un gattone a chiazze nere, una lupa e un leone, magre, ossute, affamate, capì Dante la lezione, corse a gambe, levate! Non sapeva dove andare, era privo di una meta, ma lo venne ad aiutare un amico, un gran poeta. Getta la malinconia, è Virgilio che ti aiuta, percorriamo questa via insidiosa e sconosciuta. E cammina camminando, vanno incontro al loro destino, i tre regni attraversando dal diabolico al divino. Da una porta che conduce al dolore oscuro eterni, dove più non c'è la luce si intravede già l'inferno. Qui lasciate ogni speranza, voi che in questo regno entrate, ben si leggono a distanza le parole disperate. Quell'abisso è una terra impedita a tutti i vivi, è una zona sempre in guerra, piena zippa di cattivi. Oh! Paura, eh? Beh, noi questo viaggio lo interrompiamo qui. Ah, certo, non interrompiamo il nostro viaggio alla ricerca delle opere di Dante e della vita di Dante. Ah, che vi consiglio. Volete continuare anche voi il viaggio? Venite qui in biblioteca. Ci sono tantissimi libri sulla sua vita, sulle sue opere. Non solo. Potete andare a Firenze, dove è nato. Oppure andare a visitare tutte le città che ha visitato lui durante l'esilio. O Ravenna, dove c'è la sua tomba. O tutti i musei dove ci sono i dipinti, i ritratti fatti da Giotto fino a Dalì. Noi qui con Daniela Tediosi vi abbiamo portato altre opere, altra musica con Daniele. Enrico, che è l'autore, ci fa segno che sì, dobbiamo chiudere. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Anzi, per voi è un buon viaggio. Ragazzi, ma che bello, ma che bravi che sono stati. Non so voi, ma io sono rimasta senza parole. Allora, ci sono disegni che potete rifare anche voi, anzi dei collage. Se avete memorizzato tutto, è il momento di fare il biblioquiz. Per cui, buon divertimento, vi aspettiamo in biblioteca a prendere questi libri o tutto quello che volete.
Ciao!